Ragazzi, è tanto che non giochiamo ad un gioco competitivo multiplayer. E adesso possiamo tornarci con la fibra di Aruba, proprio perché ci serve un gioco performante. Ecco cosa abbiamo fatto per fare la registrazione. L'attivazione è molto veloce e indolore. Adocchi il piano che ti garba di più, nel nostro caso Aruba All In, che ha le chiamate illimitate, il modem incluso, IP statico versione 6 e, se vuoi come servizio aggiuntivo, anche quello versione 4, e puoi pagare con PayPal, che è sempre un piacere. Il tecnico arriva e fa tutto lui, dall'installazione ai test, tu non devi fare niente. E poi si va di speed test. Ok, questo era per ridere, ma la linea va veramente a manetta, ragazzi. E ragazzi, Aruba ha piazzato un nuovo nodo di interconnessione che serve tutta la zona da Roma in giù. In pratica, tutto il centro-sud Italia migliora le prestazioni lato gaming e streaming. E noi che siamo del sud siamo contentissimi. Bello veloce, anche se vivi in zone periferiche o addirittura proprio in campagna. O in Molise. O in Molise, perché Aruba sta cercando di coprire anche tutte quelle che sono le zone rurali. Vabbè, noi non siamo in zona rurale, però insomma, siamo periferici, non diciamo dove, sennò ci venite a vandalizzare le finestre con scritte come vi amiamo e tutto il resto. Quindi ragazzi, andiamo a provare sto gioco e che Dio ce la mandi buona, perché ci sono i rollerblade. Abbiamo fatto una partita di test, non ci abbiamo capito molto. È però molto complesso, però la velocità è tutto. Quindi Sì, è un free to play, quindi la velocità è tutto. Mamma Ubisoft, io l'ho provato, devo dire la verità, lui no. Guardate come è partito aggressivo, è andato verso l'altra squadra invece di... Sì, perché voglio prenderli da dietro. Quello è morto lì, sta fermo. Allora, con LT fai il focus sulla palla. È una sottospecie di... come si chiama l'altro gioco? Rocket League. Ma con gli Roller League. Vai, prendi la palla. Abbiamo la palla. Basta che la palla. Ma no, con X solo se diventa. Volevo fare il tuffo. Mo' devi fare X. Qualcuno ti ha picchiato. Non ti devi buttare a vendere. Ah, poi fai l'uppercut con B, che non ho provato addosso alla gente. Beh, aiuta il tuo compagno che sta in difficoltà. No, sono rigirati. Primi Y. Non ne stai a fare secchi due. Via. Ah, era un bot, mi ha appena picchiato un bot che non... Vai, LB così corri, vedi? Bella, mamma mia, grande calcio. Che era una gomitata. Era una gomitata, ma era un grande calcio allo stesso modo. Però se c'hai dei compagni... Vabbè, che non oh dai, mena, vedi che se no fa punto. Ho fatto punto. Però io ho menato, eh. Mo è spawnata da ste parti la palla. Hai detto 3. Di là. X! Bravo, molto bravo. Gliel'ho data, ma... Prendi la palla, cattura la palla. Vai, mo! Al contrario! Stai contro mano! Guarda che faccio! Stai contro mano! Hopla! Bravissimo! Mi ho fatto allora, devi fare un giro, se no non puoi... Vedi che ti chiedono il passaggio con la Y. Però non me l'ha fatto passare perché era troppo lontano. Il giro si può fare tutti. No, ma non si può fare al contrario! Sì, non è... L'ho visto anche no, da... No, ma non si può fare al contrario. Vai di là. Sti fessi, ma con chi giochi io? Vabbè, sono... Vai. Però devi passare i compagni. Non c'erano i compagni. Come no? C'erano le mani così. Erano dall'altra non parte. Non è vero. Attenzione. C'è grande. Oh, bene. Segnano di continuo, però sono bravissimi. LB lascia. Oh, attento. Hanno vinto, hanno fatto un sacco di... 3 punti però, possiamo ancora farcela. Si arriva a 5. È la meglio di 5. Comunque vi stanno stunnando male. Sì, ma pia la palla, andò vai. Sto impedendo al nemico di... Vedi, tipo così. Sì, ma... Che cazzo, però non mi aiutano. Senza, io vorrei picchiare tu. Sinergo ha capito che ti può dare comitate. Sì, vai. Chiedi il passaggio della palla. Che tu sei il più bravo lì in mezzo. Esatto. Ti ho detto che sei il più bravo. Però quel lato lo potevi prendere.
Vai, chiedi il passaggio della palla. No, all'indietro. No, all'indietro. No, però il passaggio all'indietro disorienta l'avversario, giusto? Vedi come fanno con le manine. Fai con la Y. Chiedi. Ah, questo mi odia perché... Si è vendicato. Io me l'ho un sacco di volte, probabilmente. Allora si lamenta. Però mi piacerebbe andare sui rollerblade così. Così come? Facendo di menata chiunque passa? No. Vai, chiama. Bravo, sì, al contrario, così, attraverso il vetro te la passano, no? Ma chi hai preso? Ah no, ha menato l'altro. Stanno sbagliando il giro. Ma dove vanno? Vabbè, si può segnare pure dall'altro. Non è vero! Sì, ho visto il tutorial. Ma no! Sì. Ma non vedi le frecce che vanno tutte al contrario? Ci sarà un perché, no? Ma no, le frecce semplicemente indicano la via naturale. Ma se c'è scritto, se c'hai scritto Fresh Meat dietro, no? Significherà qualcosa. Prova a fare l'uppercut. Vai! Sei solo, non dirà, non devi dirà. Ma perché ti butti a terra? Ah! Non hai fatto un passaggio. Ho schivato. Non hai fatto un passaggio. I tuoi compagni ti odiano. Almeno non mi frega niente perché... Almeno loro ti passano a palla ogni tanto. Ma loro non stanno mai davanti a me. Ma comunque... Tu invece la palla proprio non la vedi, non te ne frega un cazzo, cerchi di andare. Io devo fermare questo. Ma non è vero che devi fermare questo. È più forte, lui è il capitano. Stanno giocando da soli. Se sta con la testa al verme, il verme muore. Esatto. Stanno giocando proprio da soli, in solitario. Sono 2 contro 3. Il bot è più bravo degli altri. Tento, possono fare la... No, segna, ma non è un problema perché si... Un cappottone tremendo. Poi non è colpa della linea. Poi voglio vedere a te come giochi. Io sono bravo a questo gioco. Voglio vedere te a combattere con... Hanno vinto. Guarda, io faccio un attimino un contromano, va, perché li devo fermare. Se li pigli. Non lui, quell'altro. Non c'entra niente. Me ne frega niente. Poteva essere... Siete stati bravissimi. Ho la pelle d'oca, guarda. È andata bene, però voglio vedere... Ho la pelle d'oca. Non mi fai vedere tu. Ho la pelle d'oca, mamma mia. Però questa squadra devi giocare. Eccoci. Guarda dove siamo, tipo ad Acapulco. Siamo tutte regole. Fortunato, streamer emergente. Promesse me. Siamo contro una squadra che comunque è molto meglio della nostra. Vai, fammi vedere come te la cavi. Quando sei in discesa devi schiacciarti a terra per sfruttare la gravità. Lo diceva nel tutorial, eh? Allora, noi siamo gli arancioni. Quindi quando vedete che l'arancione ha la palla, vuol dire che ce l'abbiamo noi. Hola! Bravo. Passala! No! Devi lasciare per tirare. E l'ho lasciata. Però eri troppo... Però sono stato bravo. Eri troppo vicino. Madonna, bravo. Ma vedi che squadrone della morte. Una squadra incredibile, veramente. Sta cercando di accumulare punti. Ma... Bravo! Bravissimo! Ripassamela! Perché passi blu? Sono troppo bravo, guarda, ti prendo pure per il culo. Ma perché non ti mena nessuno? Ma guarda, cioè, ma tu hai visto che cosa ho combinato? È meraviglioso. Sono stato bravo. Poi i movimenti sono belli perché sono calamitati. Sono stato bravo oppure no? Bravissimo. Però dovresti pure segnare a un certo punto. Ripassamela. Mo, vai a segnare, vai. Oh, ce l'hai. Salta con cerchio e poi... No! Devi mirà. E io l'ho mirata! Mosi! Bravo! Dopo tre volte! Grande promessa del calcio spettacolo! Hai fatto palo le prime due volte. Ma devo capire come funziona. La mira. È la prima volta, io non so mirare col joypad. Vabbè, senza dubbio, però... Calcio spettacolo! I blu... Promessa dello streaming emergente. Cos'è successo? Non lo so, ma vado. Si sono cappottati entrambi. Secondo me ci puoi tentare, eh. Puoi già tentare. Perché è meglio un puntino alla volta che... No. Era chiuso, eh. Sì. Devi fare un giro intero.
Ma secondo me puoi provare. Ah, no, no. Faccio il doppio? Provaci, ma. Però quello se ne va per i cazzi suoi. Posso? Qui. Faccio il doppio? No, no, vai, prova, prova. No, faccio allora, il doppio. Se tu accumuli giri, fai più punti poi quando segni. So, vai. Sì! Ma chi sono? Comunque gli avversari sono veramente... gli avversari si facevano i fatti loro. Cioè, ma forse sono bot? No, non so bot, c'è scritto quando è bot. Ah, sono proprio... Sono bravi, ma perché? Perché hanno visto che c'è contro un campione... No, secondo me non hanno capito che possono andare contro mano. Per attaccarti, perché vedi, ti inseguono e non ti pigliano mai. Non lo so, però, voglio provare un uppercut. Uomo spettacolo. Ma secondo me l'uppercut è solo un salto verso l'alto, capito? Ti fa solo saltare prima di tirare. Che faccio? Chiudo questa partita! Vai, chiudila! No. Boom! Vincono gli arancioni. Guarda là, guarda. Guarda là, tutti mi si volevano... Però nessuno ti ha colpito. Oh, ma sto troppo bravo a sto gioco. Ci ho giocato solo una volta. Sono troppo scarsi gli avversari. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Provate questo gioco. Io devo ancora capire se ci siano... Credo che siano solo cosmetici. Sì, sì. Quindi è un free-to-play, credo, normale. Vabbè, approfondiremo. Approfondirete. Alla prossima!